Dopo la delusione degli ideali illuministici, incapaci di rispondere a questioni essenziali come il rapporto tra l'uomo, la natura e Dio, e dopo la frustrazione per gli esiti della Rivoluzione francese che hanno generato guerre in tutta Europa, emerge, dalla fine del XVIII secolo, il Romanticismo. Se il neoclassicismo fa proprio il principio del bello ideale, creato dall'artista, inesistente in natura e regolato da precisi canoni e proporzioni, il Romanticismo valorizza l'irrazionalità e l'irregolarità dei sentimenti, apprezza la natura, il paesaggio e le rovine, e preferisce la cultura medievale a quella classica. All'armonia e all'equilibrio classici, il Romanticismo sostituisce il fascino per il sublime, ossia per ciò che suscita emozioni grandiose, estasi e persino orrore. I romantici rifiutano l'idea che la ragione sia l'unica guida delle azioni umane, dando invece rilievo al sentimento, al desiderio di libertà e alla tensione verso l'ignoto, che risiedono nello spirito umano. La parabola napoleonica e la Restaurazione lasciano un profondo senso di frustrazione nell'Europa liberale, che con le rivoluzioni del Settecento aveva coltivato illusioni di rinnovamento politico-culturale. L'esaltazione dell'individualità dell'uomo e delle nazioni, la passione patriottica, lo slancio eroico, delusi, danno origine a una tendenza culturale idealista e pessimista, che si contrappone alla limpida razionalità neoclassica. Il Romanticismo si sviluppa a partire dalla Germania, dove il movimento dello Sturm und Drang celebra la potenza della natura, l'immaginazione impetuosa, il genio creativo e ribelle dell'uomo, dove i fratelli Schlegel fondano la rivista Ateneum, dove i fratelli Grimm esplorano la tradizione letteraria popolare tedesca. Se la poesia inglese di Blake, Wordsworth e Coleridge può considerarsi anticipatrice della fascinazione per il soprannaturale, e quella di Byron e Shelley della declinazione libertaria del Romanticismo, in Francia Madame de Staël traduce i tedeschi favorendo la diffusione della nuova cultura, che troverà in René de Chateaubriand e Victor Hugo dei grandi rappresentanti nazionali. I generi letterari romantici rispecchiano la trasformazione della sensibilità collettiva. A fronte di un progressivo distacco da tragedie, poemi epici e poemi didascalici, emerge la necessità di dare voce alla soggettività con una poesia dal linguaggio analogico ed evocativo, alla storia con romanzi che evidenzino le caratteristiche della nazione, al popolo con la suggestione di fiabe e leggende locali.